Ci siamo. È arrivato quel periodo dell'anno in cui il mio iPhone 14 Pro Max comincia già a sentirsi vecchio. Perché, mi dispiace amico mio, ma cominciano a trapelare le prime cose su un ipotetico iPhone 15. E oggi è proprio di questo che voglio parlare. Ho preparato alcune domande molto interessanti a cui rispondo. Una di queste, pensate, riguarda i tasti di iPhone. Potrebbe non averli. Però questo lo scopriremo nel corso del video. Quindi mettetevi comodi, lasciate un bel mi piace se ancora non l'aveste fatto. Iscrivetevi e partiamo con la prima domanda. iPhone 15 avrà un secondo schermo? Allora, è dai concept dell'anno scorso che si intravedono video di iPhone con un secondo schermo. È una cosa che noi tutti vogliamo, che per qualche strano motivo. Un bel secondo schermo qua in stile telefono pieghevole. Magari non è nemmeno tanto utile. Anche se magari quando ci si fa i selfie permette di vedere quello che stiamo riprendendo con la fotocamera posteriore. Quindi in realtà per chi lavora con la fotocamera di iPhone potrebbe essere una gran cosa. Comunque mi dispiace deludervi, ma quello che è trapelato finora non sembrerebbe avere un secondo schermo. Chissà, magari lo vedremo su iPhone 16. iPhone 15 avrà una versione ultra? Allora, su internet ci sono già diversi concept di iPhone con 4 fotocamere, con fotocamera periscopio, con uno zoom praticamente infinito, finalmente anche su iPhone sto zoom. Quindi molto probabilmente sì, ossia andrà a sostituire la versione Pro, quindi si passerà dalla versione normale e poi direttamente all'Ultra. Ma se Apple ha deciso di mettere Ultra nel nome è perché dalla versione normale alla Ultra dovrebbe passarci un oceano in mezzo. Infatti mentre tra iPhone 14 e iPhone 14 Pro ci sono delle differenze ma non così marcate, nella prossima generazione di iPhone tra il modello normale e quello Ultra ci dovrebbero essere tantissime differenze. Prima di tutto, una molto quotata è appunto questo zoom. Un periscopio in grado di fare uno zoom si pensa che possa arrivare fino a 60x in versione digitale. Se pensate che adesso siamo a un massimo di 15x, sarà sicuramente un bel balzo in avanti. Avrà 4 fotocamere oppure 3? La risposta più probabile è sicuramente che ne avrà 3. Infatti, a prescindere dalle funzionalità di una fotocamera in più, purtroppo questo nuovo iPhone dovrebbe essere molto simile esteticamente al precedente. Anche quest'anno, sì. iPhone 15 avrà la Dynamic Island? Che ne pensate di una versione di iPhone senza più notch, senza più Dynamic Island, esattamente come questa che state vedendo? Direi che sarebbe una bella cosa. E non fosse che in realtà quello che state vedendo ovviamente non è nient'altro che uno screenshot al contrario. No, purtroppo non è trapelata nessuna immagine di un ipotetico iPhone senza il notch o senza la Dynamic Island. A quanto pare Apple non è ancora disposta ad abbandonare la sua famosa isola dinamica. Però è propensa a renderla ancora più piccola. Infatti, nella prossima versione di iPhone questa isolina qui dovrebbe essere leggermente più piccola, si parla di un 20%. Quindi potremmo godere di uno schermo più grande in uno spazio identico. Questo anche perché perfino i bordi del telefono saranno leggermente ridotti. C'è da dire che già su questo iPhone 14 Pro Max i bordi sono stati ridotti. E si pensa che con l'iPhone 15 Apple li ridurrà ancora di più, il che è assolutamente ottimo, sia per una questione estetica che funzionale. iPhone 15 avrà la porta USB-C? Ebbene, questo è praticamente certo. Apple abbandonerà la famosissima presa Lightning e al suo posto ci sarà una più veloce USB-C, che beh, non solo è più veloce ma è anche molto più comoda per noi. Con un solo cavo potremo ricaricare praticamente tutti i dispositivi che abbiamo in casa. Ora, se fate il mio stesso lavoro, quindi avete un miliardo di telefoni in casa, questa cosa è una cosa molto comoda. Quindi sì, finalmente vedremo questa benedetta USB-C anche su iPhone. Alleluia. iPhone 15 avrà ancora i tasti? Beh, vi stupirà sapere che la risposta potrebbe essere no. Infatti, una cosa che Apple vuole fare da anni, come possiamo vedere anche da modelli di iPhone più vecchi, è quella di eliminare tutti i tasti. Vi ricordate la famosa scomparsa del pulsante Home? Fu tragico quando Apple lo eliminò con l'uscita dell'iPhone X. Però adesso non ci facciamo nemmeno più caso. Anzi, se ricordate, Apple non passò da questo a questo in un istante, perché tra questi due iPhone ci fu una sorta di transizione. Infatti, prima di eliminare il pulsante Home, Apple mise una sorta di pulsante Home fisico, ma non fisico, cioè nel senso che lo premevi, ti dava il feedback di premere un pulsante fisico, ma in realtà era solo un feedback aptico che il telefono ti dava per ingannare il tuo cervello sostanzialmente e farti credere di star premendo un tasto. Un po' come succede anche con le AirPods, non so se avete notato, che il pulsante
parte a finto, però quando lo premiamo ci viene data una sorta di input che inganna il nostro cervello e ci fa credere che ci sia un tasto fisico anche nelle AirPods. Quindi perché ho fatto sta spiegazione? Perché questo è quello che Apple sembrerebbe voler fare con tutti i tasti di iPhone. Mettere quindi dei tasti touch che però ci danno un feedback, magari attraverso una vibrazione, esattamente come accadeva con il pulsante home. Fare questo al posto di qualsiasi altro tasto sul nostro telefono, secondo me potrebbe funzionare come cosa. Non è la migliore delle innovazioni, insomma, però potrebbe per esempio aiutare a migliorare l'impermeabilità dei nostri smartphone. Quindi cos'altro aspettarci da iPhone 15? Come avete visto in questo video non sono stato a parlarvi dell'ovvio, però un accenno ve lo faccio. Sicuramente mi pare piuttosto scontato che il comparto fotocamera, come accade di anno in anno, sarà migliorato ulteriormente. Si parlava addirittura di titanio per quanto riguarda la scocca del telefono. Come sapete, Apple cerca di rendere più resistenti i propri smartphone di anno in anno. Ovviamente nuova generazione di chip per renderlo più veloce, e forse si parla anche di una batteria da 5000 mAh. Quindi un leggero aumento. Anche se più che altro vorrei vedere la carica rapida. Ci sono telefoni che si caricano a 240 watt di potenza e iPhone è ancora fermo a 20. È un problema nel 2023. E lo sarà ancora di più nel 2024. Prezzo e data di uscita? Allora, i prezzi per lo più dovrebbero rimanere invariati per quanto riguarda i modelli di iPhone 15 normali. Per quanto riguarda invece il modello Ultra, proprio per il discorso che vi facevo prima, che sarà un qualcosa addirittura superiore a un modello Pro, ci potremmo aspettare un prezzo quindi ulteriormente superiore, probabilmente di un centinaio di euro giù di lì. Prezzo che però sarà giustificato dalle migliorie che apporterà appunto questa versione Ultra. Data di uscita? Come al solito ci aspettiamo che l'iPhone sarà presentato nelle prime due settimane di settembre e quindi potrebbe vedere la luce già verso fine settembre. Quindi aspettiamocelo per fine settembre barra ottobre. Detto questo, ora voglio sentire io la vostra. Scrivetemi qua sotto nei commenti quale delle caratteristiche che vi ho elencato secondo voi è la più interessante, e scrivetemi anche quale caratteristica invece che non ho detto vorreste vedere. Detto questo, il video giunge qui al termine. Vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e a seguirmi su tutti i miei altri social. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti.